Noi sappiamo che alla fine la circolazione dei veicoli a Procida, come dire, quotidianamente deve necessariamente raggiungere tutta una serie di equilibri e di condizioni, per cui si genera tanto caos, tanta anarchia difficile da gestire. Quello che mi auguro è che recuperiamo un po' di ordine e che quindi il comandante dei vigili ci possa fare un salto di qualità su come l'isola può essere più sicura e percepita più ordinata. Ricordo un tuo post in una breve battuta: la mia isola muore di traffico. È uno degli elementi per la cura il nuovo comandante? Sicuramente. Il problema di Procida è che è un'isola molto densamente abitata. Sappiamo che è una delle isole più densamente abitate d'Europa rispetto a una rete stradale che è ancora quella 600, 700. Quindi è chiaro che oggettivamente c'è un gran numero di macchine, anche se statisticamente le macchine per nucleo familiare sono al di sotto della media nazionale. Però siccome siamo tanti in poco spazio, l'invasività dei veicoli è veramente eccessiva. Se alla fine fossero rispettati precisamente, se facciamo rispettare precisamente tutti i vari divieti, quelli ordinari relativi al codice della strada, penso che potremmo dare qualche disincentivo all'utilizzo della macchina e probabilmente la persona che si vede multata lì dove lascia l'auto in divieto di sosta anche per fare piccoli tratti è incentivata a muoversi diversamente. Ci sono le bici elettriche, ci sono l'autobus, devo fare un complimento a EAV per la circostanza che quest'anno ogni 10 minuti sulla linea principale eravamo serviti da un bus che passava, ma fin quando noi non scoraggiamo l'utilizzo dell'automobile sanzionando i comportamenti scorretti, nessun cittadino troverà conveniente prendere il mezzo elettrico o la mobilità alternativa.